Anzi, sentivano di compiere un dovere umano e cristiano. Per questo, una parte del clero piemontese, a differenza di quello savoiardo irriducibile, aderì all'idea repubblicana. Bonardi di Casale era amico dell'abbate Degola di Manzanella Memoria e del noto e complesso vescovo Gregorio Rossoniano, quelli che era riuscito ad imporre alla Convenzione nazionale principi di larga umanità, facendola rinunciare ad ogni guerra di conquista oltre i propri confini naturali e ad ogni ingerenza nei fatti interni degli stati. Principi con cui egli e il Buonarroti, naturalizzatosi francese, Ilaranza, il l'Aranza, il professore Vercelli, il canavesano Botta, il Pellissero, pensavano compiere opere di giustizia storica, promuovendo la rivoluzione nella Savoia e nel Nizzardo. Per fargli annettere la Francia, a cui dicevano essere più affini per lingua e tradizione. Erano dei repubblicani convinti che sentirono tutto il disagio dei disillusi. Quando constateranno l'inganno perpetrato da Napoleone contro l'ideale libertà repubblicana, di cui egli si era fatto banditore e portatore ufficiale. Quella che, da, quella che dai conservatori di Torino era detta l'infezione si propagava specie ad opera di un medico di corte per di più, certo Barolo, di un funzionario del ministero degli esteri, certo Dufour, di uno studioso e medico e musico <coughs> come Carlo Botta, di un banchiere come Luinai. Ad altro livello e con ben diversi ideali anche il popolo ha i suoi agitatori nei locali pubblici, specie ad opera dei servi di quel conte di Artois, che fuggito da Parigi allo scoppio della Rivoluzione. Aveva trovato cordiale ospitalità dal suocero Vittorio Amedeo III a Moncalieri, ma la cui tracottanza e petulanza fecero sì che lo si vedesse allontanare verso Coblenza con un sospiro di sollievo. Erano tuttavia rimasti i suoi servi, e dell'altro genero di Vittorio Emanuele Amedeo III, il conte di Provenza. Anch'egli venuto qui un poco a rifugiarsi. Vi era poi la turba degli emigrati francesi, cui la rapi montese doveva provvedere. Ma in mezzo a quelli c'erano tanti mestatori politici. Il caffè Marsiglia a Tetra Misterioso li raccoglieva tutti a piccoli gruppi e forse faceva circolare clandestino il primo giornale rivoluzionario italiano, il monitore politico e letterario, per l'anno 1793, redatto a Nizza dalla Ranza. Di tutte queste cose cosa sappiamo noi? Niente. A scuola ti, ti, ti dicono che c'è stato il Manzoni, c'è stato la Lighiere, ma di queste cose non se ne parla mai. Anche questo monitore politico-letterario, redatto a Nizza dalla Ranzo, scendevano con i francesi savoiardi e rinegati della legione degli allobroghi. Nobili decaduti, borghesi insoddisfatti, Preti qui pesava la torre che i nobili recenti non assimilati dalla vecchia aristocrazia e percepiti di acrimonia, mentre oramai dalle misure difensive e repressive si stava per giungere alla guerra guareggiata apertamente, quando la Savoia e il Nizzardo furono invasi dall'esercito rivoluzionario accolto con un plebiscito sapientemente organizzato. Il direttore francese aveva bisogno di occupare il Piemonte per portare guerra all'Austria in Lombardia. L'Austria aveva bisogno di servirsi del Piemonte per distrarre forze dagli eserciti francesi che marciavano verso Vienna. La alla posizione del Piemonte, porta e chiave d'Italia, riesce a porre il paese in primo piano nelle grandi contese internazionali. La Francia non avrebbe potuto stringere la tenaglia per l'Austria se si fosse mantenuto anche un simbolo di monarchia sabauda. Ed ecco allora i due tentativi di congiura sventati contro Vittorio Amedeo III e contro Carlo Emanuele IV. Prima dei quattro anni di guerra gloriosa e sfortunata del e del definitivo esilio della Re in Sardegna. Nonostante la crisi, nonostante i disagi economici, i Arabi aveva ancora trovato reggimenti per difendere il vecchio Piemonte il suo regime, pur con tutte le sue pecche. È l'opera dei giacobini, piemontesi e genovesi, sostenuti dai repubblicani e indigeni, non avrebbe sortito il suo scopo senza l'intervento dell'esercito francese. Eliminato finalmente il Re, partito volontariamente, si sa come si, compor si, si comporta un governo straniero di conquista, di cui facciano parte indigeni che si siano resi i suoi strumenti. E complici ed insieme strumenti di odi e di vendette private. E il ritmo di vita della Torino occupata si intensifica del flusso e riflusso continuo dei francesi. Allora si moltiplica nei locali pubblici, specie osterie e caffè a tutti i rivali, come a tutti i rivali erano le discussioni che fervevano o le mormorazioni in quanto i malcontenti, i nostalgici, i delusi, i facinorosi, i più oltranzisti trovavano motivo di insoddisfazione e di attaccare briga. Molti locali avevano assunto nomi di circostanza come albero della libertà, libertà perfetta, cuori liberi, eccetera. Gran movimento c'era allora al caffè del Cambio, fatto soprattutto di avventori che scendevano dalla dirigenza proveniente da Parigi o salivano su di essa in partenza per Parigi e da viaggiatori in transito che si fermavano durante il cambio dei cavalli. <susurra> caffè Marsiglia covo dei giacobini che filtravano tra le maglie delle diverse polizie, al caffè del cambio, terminal delle diligenze da e per Parigi.